Bene, salve ragazzi, Dezzo Max e benvenuti all'ennesima puntata su Archicad in pillole. Vi ricordo che la versione che sto utilizzando io di Archicad è la versione, la release 19, cioè l'ultima versione al momento in cui sto registrando, rilasciata dal team Gravsoft. Bene, in questa lezione vedremo come poter caricare e scaricare file, DVG nella fattispecie, vedremo. Utilizzando il pannello, ecco, dal menu File, posizionatevi in External Content per chi ha la versione in inglese e andare su, diciamo che il pannello può essere raggiunto in entrambi i due moduli che vedete qua sotto, Attach Xref e Xref Manager. Possiamo andare sia in Attach Xref per caricare il nostro file che entrare invece in Xref Manager. Come in questo caso, e cliccare su Attach. Vedete che il comando ci riporta al pannello che abbiamo visto prima. Scegliamo il nostro bravo file DVG, ad esempio io ne prendo uno, posso scegliere su quale piano posizionarlo, se voglio farlo partire dall'origine degli assi o comunque voglio stabilire io dove collocare il disegno o decidere per una scala, eccetera. Clicco su Attach. Adesso vedete che il mouse si pone in una determinata forma a matita, clicchiamo in un punto qualsiasi del piano di lavoro e vabbè, selezioniamo, posso anche decidere quali layer importare, comunque io clicco su OK e vedete che è stato importato il mio file DVG. Ovviamente questo file, una volta importato, si presenterà con tutti i lucidi bloccati. Archicad ti blocca i lucidi. La stessa operazione posso farla magari creando un nuovo foglio di lavoro e posizionare il DVG all'interno di esso, in modo da poterci poi disegnare liberamente sopra. Comunque, qualora si avesse bisogno di editare il DVG stesso, basta andare in documenti lucidi. Settaggi lucidi e vedete che qua giù ci sono una serie di layer, quelli creati per il mio DVG, e posso cliccare sul pulsantino sblocca. Quindi a questo punto io posso magari cancellare una parte qualsiasi del disegno, anche se adesso è tutto collegato, bisogna prima scollegarlo. Allora magari c'è qualche parte di cui io, vedete, non riesco a cancellarlo. Questo perché? Dice, ma come? Abbiamo praticamente sbloccato tutti i layer. Sì, ma ho bisogno di slegarlo al disegno. Quindi andiamo sempre in External Content, XF Manager, cliccare e cliccare su Bind. Ok. Adesso vedete che posso rimuovere le parti, una parte qualsiasi della mia planimetria in questo caso. Se ritorno nel mio specchietto in External Content, XRef Manager, vedete che io è come se avessi staccato il mio disegno dall'XRef. Operazioni semplicissime. Mettiamo adesso che io volessi, mettiamo in XRef Manager, Attach e nuovo disegno in DVG. Scegliamone un altro, Attach, clicchiamo, selezioniamo tutto e clicchiamo su OK. Questo è il mio nuovo disegno. Nel caso in cui volessi scollegarlo, sempre lo stesso specchietto. Questo è stato scaricato, ci avverte, è un disegno scaricato. Questo invece è ancora in carica. Io ho bisogno di scaricarlo. Ok, vedete? Quindi posso caricare, posso rendere visibile, caricare, scaricare disegni, eccetera, eccetera, eccetera.
comunque posso anche scaricarle. Insomma, posso fare una serie di operazioni in questo specchietto molto ma molto interessante. Adesso ho scaricato il mio Xref Manage. Posso lavorare sul mio file a piacimento. Bene, per questo è tutto anche per questa puntata di Archicad in pillole. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!